È durata quasi 2 ore la riunione nella Sala Azzurra della Prefettura di Salerno sul fenomeno del caporalato in provincia, in particolar modo nella Piana del Sele. All'incontro, fortemente voluto dai sindacati dei lavoratori, erano presenti i rappresentanti di tutte le parti in causa, dalla Coldiretti alla CIA, passando per la Confagricoltura, l'Ispettorato del Lavoro, l'INPS, l'ASLA, ma anche Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. A fare gli onori di casa il prefetto di Salerno, Sua Eccellenza Francesco Russo, insieme a lui anche il questore Maurizio Ficarra. La CGIL ha presentato un dossier di 6 pagine in cui si focalizzano i numeri della forza lavoro presente nella Piana del Sele, circa 12.000 unità, in prevalenza migranti tra marocchini, rumeni e indiani. Si denuncia come i caporali siano spesso l'anello di congiunzione tra i migranti e le aziende agricole, con una tangente calcolata per ogni ingresso che oscilla tra i 7 e i 10.000 euro. Ne abbiamo parlato con Anselmo Botte e Giovanna Basile della CGIL. Allora, come primo incontro diciamo che è stato esplorativo per quanto riguarda il prefetto. Noi gli abbiamo consegnato un documento di circa 6 pagine dove ovviamente c'è un po' tutta la storia della Piana del Sele, cioè tutta la storia di quello che succede nella Piana del Sele. Perché nella Piana del Sele il caporalato c'è soprattutto di etnia non italiana e c'è quello buono e quello cattivo. Nel senso che, questo lo dicono i lavoratori, quello buono e quello cattivo, però quello che noi chiediamo al prefetto e all'istituzione, anche perché al tavolo c'erano anche le controparti, che sembrava che il caporalato fosse un problema solo legato a, non lo so, a reperire le persone, anche questo, però con questo noi abbiamo fatto uno sportello ad Eboli con le organizzazioni sindacali in loco e le parti datoriali, dove le liste dei lavoratori per andare si erano iscritti, ma solo che l'azienda non ha fatto mai richiesta. Allora noi vorremmo anche capire se a questo tavolo tutti quanti ci diciamo la verità e vogliamo sconvincere questo caporalato, oppure siamo là solo per fare una passerella. Beh, abbiamo parecchi strumenti, c'è la legge di contrasto al caporalato che abbiamo voluto fortemente e che è un punto di partenza fondamentale. È una legge che prevede il reato di caporalato, che viene punito con 6 anni di reclusione, prima si pagava soltanto una multa di 25 euro, e prevede anche il sequestro delle aziende, per cui vengono colpite anche le aziende. Quindi abbiamo una buona base normativa di partenza. Naturalmente c'è bisogno di intervenire sul territorio e cercare di capire come sconfiggere un fenomeno che dura da centinaia di anni, non è nato ieri. Oggi abbiamo questi strumenti, oggi abbiamo anche da parte della prefettura una sensibilità maggiore ad affrontarlo, visto anche l'incontro di oggi. Con oggi parte il confronto con tutti gli attori del tavolo, oggi c'erano, oltre alle forze di polizia, le aziende, l'ASL, l'Ispettorato del Lavoro. Con loro credo che riusciamo a mettere in piedi qualche strumento. Noi idee ce l'abbiamo, Giovanna lo diceva, il collocamento pubblico in agricoltura è una delle priorità da affrontare, perché il caporalato va affrontato con le armi del caporalato. Se loro sono bravi a smistare centinaia, migliaia di lavoratori in poco tempo, dobbiamo essere altrettanto bravi noi con le strutture pubbliche. Se riusciamo a fare questo, forse qualche cosa riusciamo ad ottenerlo. No, io non parlavo di possibile brefe, perché se noi vogliamo ripristinare l'agricoltura, anche perché l'agricoltura salernitana è un'agricoltura, come dicevo, in realtà al 4.0, tutti quanti ci dobbiamo impegnare, anche le aziende, a trattare meglio i lavoratori salarialmente e tutto il resto. Dopodiché può darsi che troviamo una soluzione. È un po' difficile, perché il caporalato non è nato ieri, come diceva Anselmo, è molto vecchio, molto. Però dobbiamo trovare una soluzione con questi lavoratori. Io penso che se i lavoratori vengono pagati bene con un collocamento pubblico, cioè noi non troviamo difficoltà, anche perché io dicevo prima Anselmo, quando inizia la campagna conserviera l'ufficio di collocamento smista in poche settimane circa 12.000 lavoratori. È semplice.